match che si preannuncia da non perdere, tanti motivi di interesse, pubblico che ha risposto alla grande, splendido, il colpo d'occhio sulle tribune. Non cambiate canale, sta per attarisciare il match con il Napoli che affronta l'Inter. Si fanno sentire i tifosi, c'è chi deve partire, atmosfera che si sta riscaldando, ancora un atto di pazienza e si parte. Vi do il benvenuto anche da parte di Lele Adani che mi affiancherà per il commento tecnico. Scende in campo lo spettacolo della Serie A. Si sfidano Napoli e Inter. Ben detto Pierre, benvenuti anche da parte mia. Mettetevi comodi, preparatevi, perché quella di oggi sembra una partita che regalerà più di un brivido. Ecco l'undici titolare del Napoli per questo match. Partono con il 4-3-3 con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano la loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Questa è la line-up, la formazione di partenza scelta dal tecnico nerazzurro. In porta c'è Handanovic, c'è D'Ambrosio in difesa con Skriniar, Gagliardini insieme a Brozovic nella zona centrale del campo e davanti Dzeko accanto a Lautaro Martinez. Inter che può gestire il primo pallone del match. Insiste nella sua azione. Nessun problema per Handanovic. Dumfries. Brozovic. Erin Dzeko. Intervento ruvido questo. Il Napoli arriva a questo match in buone condizioni fisiche ma soprattutto psicologiche dopo la vittoria contro la Fiorentina. Vorrei da te un pronostico per questa sfida. Vengono da un netto successo, 4-1 fuori casa che... Handanovic dice di no. Di Lorenzo. Ci sono novità che riguardano la partita dell'Udinese, andiamo a collegarci. Prima rete del match per l'Udinese. Si sblocca dunque il match 1-0 quando sono trascorsi 8 minuti. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Gagliardini. Lautaro Martinez. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Brozovic. Grande pressione su di lui. Brutto disimpegno, attenzione. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ospina, che riflesso! Esultano giustamente i tifosi del Napoli dopo la paura scampata. Qui hanno rischiato davvero di passare in svantaggio. Arturo Vidal. Ecco Gagliardini. Ha il pallone del possibile vantaggio. Perisic. Ospina.
dice di no. Decisivo il portiere sul tentativo di prima. Ha impedito la palla di entrare con un intervento da campione. Si resta dunque in parità. Buona protezione del pallone qui. Edin Dzeko. Palla Dumfries. Di testa concede il fallo laterale. Arturo Vidal. Lautaro Martinez. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. Perisic. Palla per Dzeko. Bastoni. Finta serie di passaggi per cercare il momento giusto. Inter che spinge a caccia del gol, c'è spazio per andare. Tentativo di cross. Una grandissima parata questa. Tocca con il tocco dentro, intervento comodo per il portiere. Palla che esce, rimessa con le mani per l'Inter. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Che tuffo del portiere. Appoggia al compagno vicino, cerca il traversone, non un buon lavoro difensivo qui. Perisic ha spazio, guadagnano la rimessa laterale. Zielinski. Occhio qui all'azione del Napoli. C'è la prateria per andare. E c'è la rete. Sembravano faticare e porre il proprio gioco. È arrivato il gol che apre le marcature. Questo è il calcio, Pier. A volte basta anche solo un tiro in porta per vincere e per perdere. Hanno trovato il gol momento particolare del match, perché stavano soffrendo troppo la pressione avversaria, però poi hanno approfittato di una disattenzione della difesa per punirlo. Errore della circolazione nerazzurra. Bravo qui il difensore, recupera un buon pallone. Passaggio così così, questo. Dumfries. Skriniar. Entrata decisa, perde palla. Gioco fermo e calcio di punizione per il Napoli.
L'arbitro si limita a un'ammonizione verbale per l'autore di questo fallo. Sì, Pier, a giudicare anche dall'espressione, mi pare gli abbia proprio detto alla prossima ti ammonisco. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Tackle efficace qui. Politano. Ottimo intervento in copertura. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Inter che può gestire il primo pallone del match. Tentativo di cross. Una grandissima parata qui. Lautaro Martinez. Che tocco del portiere. Occhio qui all'azione del Napoli. C'è la prateria per andare. E c'è la rete, sembravano faticare e porre il proprio gioco. È arrivato il gol che apre le marcature. Questo è il calcio, Pier. Si riparte dunque col Napoli avanti nel punteggio. Capisce tutto, intercetta il passaggio. Si riprenderà con un fallo laterale. C'è un aggiornamento importante che riguarda il match della Fiorentina. Andiamo subito in diretta. Prima rete della partita per la Fiorentina. Si sblocca dunque il match. 1-0. Se l'è bevuto. Ad un'altra palla gol. Si alza la bandierina, tutto inutile, ma complimenti al portiere che ha fatto un grande intervento. Lautaro. Lautaro Martinez. Intervento comodo per il portiere. Serie A, nuovamente protagonista su EATV, match da seguire, gara che vedrà di fronte Napoli e Milan. Mi aspetto un match giocato viso aperto da entrambe. Hanno diversi giocatori di qualità in grado di risolverla in qualsiasi momento. Regalata dal Napoli agli avversari. Bastoni. Controllato il pallone da Skriniar. Gagliardini. Intervento deciso, concede solo la touche. Rientra per prendere palla. Sventa qui la minaccia. C'è spazio davanti a sé. Attenzione a Perisic. Sbaglia la misura del passaggio, possesso Pensi.
Dzeko. Tackle decisivo, palla in calcio d'angolo. Compagno, la mette in area, c'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Corner battuto corto, libera l'area qui. Un altro match che nessuno vuole perdersi è in arrivo qui su EA TV. Due. Seguiamo l'azione, guarda. Può essere pericoloso. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da mano, ha poi fatto rimbalzare la palla prima di iniziare la rete. Passaggio intercettato. Il proprietario del mini caravan targato RB67. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Di spostarlo immediatamente. Ottima lettura difensiva. Si inserisce bene e recupera. Occhio a Dzeko. Una grandissima parata questa. Finisce col perdere palla. Buon recupero del pallone, possono ripartire. L'arbitro interrompe il gioco e concede il calcio di punizione all'Inter. Erin Dzeko. Recupera la palla con un contrasto deciso ma corretto. Si ripartirà con una rimessa laterale. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Il dato però conta relativamente oggi, Pier. Hanno sfruttato al meglio le opportunità che hanno avuto per portarsi avanti. È vero che fin qui la palla ce l'hai tu e non gli avversari e quindi rischi di meno. Ma per vincere alla fine ci vogliono i gol. Avanza inarrestabile. Prova la botta. La parata di Handanovic. Possibilità per la ripartenza. Si tirano fuori da una situazione complicata qui. Nessun problema qui per il portiere. Perisic. È stato fermato dal difensore. Lo vede. Occhio alla deviazione, c'è il palo.
ginocchio a Brozovic. Si riprenderà con un fallo laterale. Çalhanoğlu. Palla per Dzeko. Cross al centro. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Barella. Occhio a Brozovic. Buono il tackle. Prova dalla distanza. Dice di no. Tuffo prodigioso. Splendida la conclusione dalla distanza. Splendida la risposta del portiere. Il portiere senza problemi su una conclusione molto violenta. Cross verso il centro dell'area. Gioco fermo e calcio di punizione per il Napoli. Zielinski. Elmas. Finisce con la vittoria del Napoli che si prende dunque tre punti importanti per la classifica. Un successo netto, convincente, hanno capitalizzato al meglio la mole di gioco costruita. Sembrano trovarsi occhi chiusi a volte in campo, si vede la mano del tecnico. Promosso a pieni voti e da sottolineare la prestazione di Politano che ha fatto davvero tanto oggi per la sua squadra. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing.